Bonjour ragazzi, scusate la faccia, ma mi sono proprio appena svegliata. Qui come al solito c'è un gattino, sì, tutto bianco, un poco arancione, che bisogna coccolare tantissimo, altrimenti parte la sirena, come ben potete vedere. Sì, ho capito, gatto Denver, devo anche dormire, non è che posso stare con te tutto il giorno e tutta la notte, a un certo punto vado a dormire. Cosa c'è? Saluta tutti i tuoi fans, tutti i tuoi fans. Sì, amore mio, sei il gattino più bello che esiste in tutto il mondo? Sei tu? Sei il mio gattino duro bianco? E sei un po' coraggione? E sei un po' coraggione? Sì, amore mio. Gatta Stellina, non mi calcola più di tanto, ciao. Ciao, gatta Stellina. Oh, la mia stellina, sei bellissima. Tu sei un pochino più timida, non vieni tanto davanti alla videocamera, però se vengo io a salutarla, lei mi fa le fusa. Stellina. Denver, quanto sei gelosetto tu? Tanto sei gelosetto. Sì, abbiamo capito, sì. Protagonista del canale sei sempre solo tu. Sempre solo tu. Ragazzi, non lo so io che cosa ci devo fare, un gatto Denver, ma stamattina è un gatto più urlante del solito. Vediamo cosa fare per colazione, ragazzi. Una bellissima giornata fuori comunque. Allora, volevo mangiare decisamente lo yogurt greco. Ta-da! E poi come frutta oggi, allora, che cos'ho? Beh, ho le fragole, anche i lamponi. Quasi quasi mangerei prima i lamponi, che di solito scadono, cioè viene subito la muffa, quindi è meglio. E poi ci aggiungerei appunto sempre il muesli. Ta-da! semplice, ma mi piacciono le colazioni così, con lo yogurt, la frutta e il muesli. Ta-da! Aggiungiamo un po', abbondiamo. Ok, colazioncina pronta. E vicino ho anche un bel bicchiere di succo al mirtillo 100%. Buon appetito! Scusatemi per il casino che c'è, ragazzi, come al solito lo sapete, quando apro la finestra per fare un po', entrare un po' d'aria fresca la mattina, spesso c'è questo casino, specialmente da quando, bene o male, sono sbloccate le cose e ci si può muovere di più. Poi qui a Trieste, lo sapete, nel Friuli Venezia Giulia, possiamo, non so esattamente se anche nelle altre regioni adesso è così, ma qui a Trieste appunto e nella nostra regione ci si può muovere per tutto il comune, per fare passeggiata, attività sportiva, insomma muoversi un po', ecco. Yum. Comunque è bellissimo poter andare di nuovo dai miei genitori, da mia mamma, da mio papà. È veramente meraviglioso. Non mi sembrava vero quando li ho rivisti, non lo so. Le piccole gioie veramente dopo una situazione così difficile sono indescrivibili. Raccontatemi anche voi com'è stato per voi rivedere i vostri genitori, i vostri familiari, o i vostri fidanzati, se siete riusciti a vederli. Non ho ben capito come funziona questa cosa, perché si possono vedere i fidanzati, giusto, però solo entro la regione, quindi in realtà molti di voi ancora non hanno potuto rivedere il loro fidanzato, vero? Mi sa di sì, quindi difficile deve essere questa cosa, non deve essere per niente semplice. Fatemi sapere come la state vivendo questa cosa, se siete riusciti ad incontrare la vostra dolce metà oppure no. Io, ragazzi, ho un brufolo che mi fa un male qua, potete capire, vabbè, insomma, sempre too much information io vi do. Qui a Trieste, da quanto ho capito, i negozi riaprono il 18, ma penso in tutta Italia riaprono il 18, invece parrucchieri, estetisti, eccetera, mi sembra la settimana dopo, comunque il 20 e qualcosa di maggio, una roba del genere, da quanto ho capito, quindi manca pochissimo. E sono, vabbè, ovviamente sono felice, ragazzi, sono felice perché rivedere la mia città, che, cioè vedere la città che si rianima
sentire il rumore delle macchine, vedere le persone che se ne vanno in giro, ovviamente ok, tutti con la mascherina, quindi è un po' surreale. E sono anche tutti, devo dire, molto rispettosi, perché stiamo tutti a un metro e mezzo dagli altri, cerchiamo insomma almeno di rispettare tutte le regole, anche se magari a volte ci sono quelle vie strette che non è sempre possibile, ma vedo che la gente proprio si impegna a rispettare le regole quanto più possibile ed è bellissimo. Però rivedere, appunto, già sentire il rumore del traffico, che c'erano mesi, ragazzi, di... cioè era una città deserta, era surreale, era come nei film. Ovviamente in tutta Italia era così, ma io l'ho vissuta qua e mi sembrava così strano. C'erano dei momenti che mi affacciavo alla finestra e non riuscivo a credere che la mia città, magari in un sabato pomeriggio che di solito sarebbe un casino totale, era una città deserta. E da una parte mi faceva piacere, perché comunque significava che stavamo rispettando tutti quanti le regole, ma dall'altra parte mi sembrava così triste, mi sembrava così... sì, veramente una situazione triste, mi faceva molto sconforto. Invece adesso è bellissimo, perché vedo finalmente le mamme con i bambini, i passeggini, i signori che passeggiano. E a parte che sono diventati veramente tutti runner, vanno tutti in bici, però in realtà anche se passeggi va benissimo, quindi è meraviglioso, è meraviglioso. E adesso ancora di più la prossima settimana, la prossima settimana, cioè non questo lunedì ma quello dopo, sarà bellissimo che riaprono i negozi e finalmente la città ripartirà, l'Italia ripartirà, ed è una gioia per me immensa, proprio quelle cose che vi dicevo, che di solito io mangio, cioè io parlo invece di mangiare come al solito, ma cominceremo a riavere tutte le cose che davamo per scontate prima quando le avevamo e che adesso invece apprezziamo così tanto. Ricordiamoci di continuare ad apprezzarle, perché appunto noi le abbiamo sempre avute e ovviamente temporaneamente ci sono state tolte tutte queste cose, no? Anche le più piccole, vedere i nostri genitori, fare una passeggiata, prendere un po' d'aria fresca, per me rivedere il mare per esempio è stato bellissimo. Ma cerchiamo poi anche nel tempo a venire di apprezzarle queste cose, di apprezzarle, perché non tutti hanno queste, cioè già il poter fare una passeggiata, un po' di shopping per le vie del centro, ci sono tantissime persone in questo mondo che questo non possono farlo. Il fatto di avere tutte queste libertà per noi è sempre stato scontato, ma per molte persone a questo mondo, per noi facciamo parte della parte ricca del mondo, per tante persone a questo mondo queste libertà non ci sono mai state, non sono mai esistite, e noi adesso che le riavremo le apprezzeremo, ma spero che poi le apprezzeremo anche nel tempo, non soltanto nel primo periodo. Non apprezziamo la nostra famiglia solo le prime tre volte che la vediamo e poi diventa di nuovo, ovviamente poi ci riabituiamo, è normale, certamente, è chiaro, è meno male insomma che siamo abituati a vedere la nostra famiglia, però per dire apprezziamolo sempre, apprezziamo sempre anche i nostri affetti, perché non ci saranno per sempre, no? Quindi cerco sempre di ricordarmi queste cose, e ancora di più a maggior ragione in questo periodo, quando questo periodo sta finendo e riusciamo a fare di nuovo le cose che volevamo fare, fermiamoci un attimino a pensare, cavolo, però quanto sono fortunata ad averle, a poterle vivere queste cose, no? E quindi cerchiamo di non darle per scontate in un immediato futuro, ma di continuare ad apprezzarle e ad essere felici e gioiosi, anche perché io credo molto nell'universo, nella legge d'attrazione. Lo sapete, se mi seguite e avete visto i miei video a riguardo, lo sapete molto bene. E ricordatevi che all'universo piacciono le persone riconoscenti, all'universo piacciono le persone grate. Quindi è importante anche nelle piccole cose, magari quando si incastrano bene le cose, anche per le stupidaggini, oppure quando state passando una bella giornata, un bel momento, un istante, un momento felice, è sempre importante
essere riconoscenti. Io a volte proprio nella mente lo dico: grazie universo che mi stai dando questi momenti, grazie universo perché le cose si sono sistemate perfettamente, neanche io avrei potuto immaginare che andassero così bene, quindi sono sempre molto riconoscente all'universo. E ho notato che più lo sei, più ti arriva, più nuovi motivi per essere riconoscente ti arrivano, e me ne sto accorgendo veramente proprio in questo periodo, perché io, ragazzi, nonostante questa quarantena non è stata una bella cosa, lo so, naturalmente anch'io, cioè, ho sofferto, ci abbiamo sofferto tutti, però per me è stato un periodo di rinascita, una cosa che potrei esplodere dall'energia che mi è venuta. Se ero un po' disperata all'inizio e triste, penso che questo momento abbia insegnato qualcosa ad ognuno di noi. Scrivetemi nei commenti che cosa vi ha insegnato questo periodo. Per quanto mi riguarda, io ho imparato a stare da sola. Non ho neanche tutta questa fretta di partire. Sapete la fretta che avevo all'inizio? Io spero, che devo fare? Cercherò in tutti i modi. Vi dico la verità, avrei già potuto andare, perché per il momento, vabbè, stanno riaprendo comunque in realtà tutti i voli, anche da Ljubljana, che è qua vicino. Tra 10 giorni, 2 settimane riaprono, ma ci sono già dei voli che vi avevo menzionato da Vienna che potevo prendere per andare in Olanda, eccetera, ma non ci sono andata perché voglio fare le cose per bene. E se ci vado adesso, quando ritorno per organizzare gli scatoloni, eccetera, devo farmi 2 settimane di isolamento, che è diverso dalla quarantena, perché l'isolamento non puoi uscire a gettare la spazzatura, cioè non puoi proprio uscire dalla porta di casa per 2 settimane. E inizialmente dicevo: sì, chi se ne frega, io vado, non torno più. Fino a quando c'è questa cosa dell'isolamento io non torno. Invece no, voglio fare tutto da qua. Vi dico anche che ho dato conferma per una casa, ma non voglio parlarvene troppo perché ho visto che è talmente difficile adesso. Non lo era quando ho abitato io in Olanda. Tutte le case che volevo le ho prese così subito, e adesso invece la situazione è molto più difficile perché c'è tanta più richiesta in questo periodo, ve l'avevo detto. E quindi non voglio dirvi troppo sulla casa, non voglio dire niente, un po' per scaramanzia, anche se non sono scaramantica, però a volte mi piace tenermi per me le cose e raccontarle solo dopo. La ditta di traslochi mi ha già contattato per preparare il tutto, possono già mandarmi gli scatoloni, eccetera, ma voglio un attimino aspettare, appunto. E dopodiché, quando avrò tutto pronto, scatoloni, tutto quanto per il trasloco, me ne andrò, e poi per un po' non tornerò, perché c'è questa cosa dell'isolamento che vorrei evitare. Se posso, vorrei evitare. Per quanto riguarda l'Olanda invece, perché alcuni mi stanno chiedendo, ma ragazzi, in ogni paese è diverso. Nei Paesi Bassi, se arrivi in una zona non a rischio, non devi fare quarantena né isolamento. Hanno fatto anche delle specifiche per le regioni, e le regioni, se arrivi da quelle regioni devi farlo, ed è la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, il Piemonte se non sbaglio, e altre 2 regioni, il Friuli Venezia Giulia no. Quindi io, partendo da qua, non devo poi farmi l'isolamento, la quarantena su. Quindi sono molto contenta di ciò. Anche lì hanno, anzi, in Olanda hanno già, non hanno mai chiuso in realtà i negozi, ma hanno già riaperto anche i parrucchieri, gli estetisti e tutto quanto, quindi è fantastica questa cosa. Quindi questi sono un po' gli aggiornamenti, ragazzi. In realtà, non appena avrò finalizzato con la casa, poi sarà tutto molto veloce, quindi mi sto un po' godendo questi momenti anche di non casino in casa, perché io veramente, una cosa che non sopporto è il disordine, e soffro, cioè lo patisco proprio quando ho la casa, amore mio, sì, lo patisco proprio quando ho la casa incasinata, perché trasloco tutti gli scatoloni ovunque. Io proprio soffro per non poter mettere a posto, cioè non è che gli scatoloni sono è disordine o sporco, ok, però mi piace avere la casa curata, in ordine. Ok, lo so, sono fissata, vabbè. E quindi questo un po' la soffrirò, però appunto mi sto un po' godendo questo momento prima del casino più totale, ragazzi. Slurpata tutta la colazione, cioè in questi giorni, ragazzi, ho una fame. E voi mi dite: Nicole,
ma sei dimagrita, ma secondo me proprio no ragazzi, fidatevi che dalle foto, dalle storie, dai video, sono le inquadrature, credetemi, non sono dimagrita, purtroppo no, anzi ho messo sui fianchi, fidatevi, fidatevi, proprio come nel video che avevo fatto con Carlita che gridavo dalla finestra che ho messo sulla pancia, a me di solito la pancia più di tanto non viene ma mi vengono i fianchi e il sedere. Purtroppo non fatemi sentire sola, scrivetemi se siete ingrassati anche voi in questo periodo, ma era inevitabile ragazzi, cioè che cosa devo dirvi qua da sola, ovviamente ogni tanto mangiavo, cioè ogni tanto spesso e volentieri mangiavo, oh che cosa vi devo dire. Poi con i, no, come non cucinare con Nicole, faccio il torto, faccio il tiramisù, poi l'ho rifatto per mia mamma, quindi che è venuto ancora più buono, lo sapete, e quindi miei tesori, sto, non sto facendo più tantissimi vlog, cioè sì, ne ho fatto uno la settimana scorsa e poi adesso, perché ho paura che, cioè voi mi dite no Nicole non ti preoccupare, non sono noiosi, però dentro di me mi dispiace portarvi contenuti in cui ci sono solo io a casa. Ma sto ancora cercando di non muovermi se non è necessario e quindi magari non ho tantissime cose da farvi vedere, tantissime novità, non vengono quei vlog più dinamici, no, che potrei fare magari se appunto potessi viaggiare o se potessi, non lo so, appunto fare qualcosina in più, se avete capito, quindi scusatemi se magari ne faccio di meno, però appunto era un po' questa la mia preoccupazione, però oggi mi sono detta no Nicole, mi mancava proprio stare con voi senza filmare un video in particolare di una particolare tipologia, ma proprio solo stare qua a chiacchierare con voi e rendervi più partecipi della mia giornata e aggiornarvi sulle cose, perché magari negli altri video non riesco ad aggiornarvi su tutto e dico no, vi devo dire questo, no, gli devo dire questo, quindi ci sono un sacco di cose che poi vi voglio raccontare e quindi ogni tanto un vlog lo devo proprio fare, perché altrimenti, cioè, io vi devo raccontare tutte le cose, ok? Attivata lavatrice nel frattempo. Ta-ta-ra. Abbiamo svuotato il cesto. Gatto Denver, ti sei calmato un po'? Insomma, tante coccole, sì. Ok, momento make up ragazzi, ho appena finito di ascoltare i vocali di Chiara, ci mandiamo sempre un sacco di vocali, quindi è come chiacchierare, anche se non riusciamo sempre a combinare i nostri orari, però ci ritroviamo sempre a parlare tantissimo tramite messaggi vocali. Aspettate che accendo anche questa luce, che sennò è un po' buio qua, Eccomi, scusatemi se ci sono vari rumori, incluso un gattino tutto bianco un po' arancione qua. Scusatemi, ma c'è sia la lavatrice attiva che il robottino, ragazzi, lo sapete che questi sono i rumori della casa. Comunque adesso stavo pensando che domani vorrei filmare il video che hanno fatto sia Issima che Chiara, e in cui praticamente rispondono. Gatto Denver, calmati, cioè io veramente, ma amore mio, ma ti ho dato tanti di quei baci, ti ho preso in braccio, ti ho spupazzato tutto, ma dai, oi. È un amore Gatto Denver, è l'amore, non un amore, Gatto Denver è l'amore. Comunque ho pensato appunto di filmare questo video domani, cioè il video in cui rispondo alle, non proprio alle domande, ma praticamente consiste nell'andare su Google a vedere quali sono le parole che compaiono dopo il mio nome e cognome, cioè se scrivo nome e cognome mio oppure Kiss & Makeup, o le faremo entrambe. Su Google poi compaiono ovviamente delle parole chiave che sono quelle più cercate dalle persone e quindi risponderò o parlerò o comunque tratterò degli argomenti appunto più cercati relativi al mio nome su Google. Stavo cercando di usare questo primer, quello di Farsali, ma l'ho finito ragazzi, quindi ciao ciao. E quindi voglio fare questo video, ne approfitterò per fare una passeggiatina e voglio andare appunto al supermercato nel reparto di cancelleria per vedere se trovo le cosine che mi servono per questo video e poi dovremo anche installare la stampante. Ho comprato la stampante nuova e mi servirà per il video di domani, quindi andiamo a cercare queste cosine. Devo trovare un cartoncino colorato, poi devo trovare i post-it colorati e basta, poi dobbiamo installare la stampante, quindi andiamo a vedere se riusciamo a trovare queste cosine. Ho finito il mio fondotinta preferito del periodo della Rimmel, oggi vado ad usare questo di Dior che è il Face and, come si chiama?
Dior Backstage, sì, Face and Body Foundation. Non sono molto convinta del colore, che è 0N. Penso che di solito sarebbe forse un pelino troppo chiaro per me. Che cosa ne dite? Secondo me ci sta. Il fatto, con questa quarantena sono diventata più bianca di quanto io lo sia normalmente, quindi penso che vada bene. Speriamo che copra bene i brufoletti, ragazzi. Sono molto contenta di filmare questo video domani, e anche perché a me è piaciuto moltissimo quello di Chiara e quello di Issima, sono molto interessanti secondo me, e quindi spero di riuscire a trovare le cosine che mi servono. Poi questa sera dovete aiutarmi in qualche modo a installare la stampante, perché non so farlo, ma ne ho presa una della HP, se non sbaglio, che dovrebbe essere semplice da abbinare al Mac. Ok, questo fondotinta è decisamente troppo chiaro per me, ragazzi. Ok, ho deciso di togliere tutto, ho riapplicato il primer e vediamo un po' com'è. Sto usando solo il fondotinta di Marc Jacobs adesso, ragazzi, e mi sembra decisamente meglio. Ci siamo, trucco quasi completo e manca solo il rossetto. Oggi uso quello di Banana Beauty, liquido opaco, si chiama Soul Sista, che è uno dei miei rossetti preferiti di questo brand e del periodo in generale, e questo è un classico esempio di brand con cui lavoro, ma con cui scelgo di lavorare perché hanno prodotti che mi fanno impazzire. Make up completato, ragazzi, devo solo spruzzare ancora lo spray fissante. Oggi questo Too Faced all'anguria. Di là c'è Denver che vuole giocare, gli sto lanciando la pallina e mi fa impazzire come corre. Sì, amore mio, adesso arrivo. Eccoci qua, trucco completato, ragazzi. Fondotinta più chiaro del solito, ho dovuto, e amo questo rossetto. Che cosa ne dite? Vabbè, come al solito sto facendo il solito trucco super naturale, nel senso che non uso ombretti, ma solo tantissimi chili di mascara. Ho usato sempre il mascara Precious Curl di Flormar, ma visto che sono passati 3 mesi da quando ho iniziato ad utilizzarlo, purtroppo dovrò lasciarlo, mandarlo in pensione. Adesso lancerò il quiz su Instagram, che come sapete di solito lo lancio di sabato, ma oggi appunto lo lancerò oggi che è domenica, e ho visto che mi piacciono tantissimo i quiz. E poi niente, vado a fare questa passeggiata, devo anche buttare l'immondizia, vabbè, solite informazioni che vi do che potrei anche evitare. Questi sono i piani della giornata, per quanto siano noiosi, ragazzi, ma questi sono i piani. E poi appunto vado a cercare le cosine per il video di domani sulle cose più cercate su Google per quanto riguarda il mio nome. Niente, ragazzi, ho controllato 2 supermercati che speravo fossero aperti, di solito lo sono, ma adesso in questo periodo ho notato, non ero mai andata di domenica, ma sono chiusi, quindi per il video mi sa che dovrò vedere domani se riesco a trovare le cosine, quindi che peccato, adesso voglio vedere se ce n'è un altro aperto, ma dubito, altrimenti sarebbero stati aperti gli altri, però approfitto per farmi una bella passeggiata, che il tempo è veramente meraviglioso, guardate, non c'è una nuvola, cielo è azzurro, fa caldo e si sta proprio bene. Ho visto un sacco di gente che prendeva il gelato in gelateria, che mi ha veramente scaldato il cuore, bellissimo. L'unica cosa, se devo essere onesta, c'è un sacco di gente che la mascherina, un sacco di gente che la mascherina o la tiene sotto al naso oppure sotto il mento, ragazzi, non serve a niente se fate così, cioè, vabbè. Non commento perché mi dà sempre fastidio quando le persone non rispettano le regole mentre invece gli altri cercano di farlo al meglio, e non mi aspettavo, ma metà della gente praticamente la porta così, non ha senso. No, infatti sono chiusi, sono aperti dal lunedì al sabato, ma adesso la domenica sono chiusi. Che peccato, ma poco male, andrò domani a fare una passeggiatina a cercare le cosine che mi servono per il video, che non sono tantissime in realtà. Mi servono appunto soltanto i post-it e un cartoncino colorato, quindi ce la faremo sicuramente anche domani. E adesso, ragazzi, vado a farmi una passeggiata fino al mare. Sono riuscita a trovare
una piantina bellissima che era aperta, quindi ho preso una piantina per mia mamma, perché oggi è la festa della mamma, anche se vi confesso che io qualche giorno fa, l'8 maggio, ero convinta che fosse l'8 maggio la festa della mamma, quindi sono andata da lei, le ho portato tutti i dolcetti, le pastine, e poi ci siamo resi conto che in realtà è oggi, però approfitto, vado da lei, le porto anche questa piantina. Scimmiotto! Lui purtroppo deve stare legato perché si è già lanciato dal balcone e abbiamo dovuto operarlo, quindi quando sta fuori deve stare legato. E Ramses, il gattone di mia mamma, detto Ramsi, detto gatto scimmiotto, che è vecchiotto lui ormai, infatti è tutto scuro, è tutto nero, sei tutto nero, sei tutto nero. Sì, adesso ti porto a fare il giretto, sì. Ecco, ecco, andiamo a fare il giretto, andiamo a fare il giretto sul balcone. Dove? Non vuoi tornare indietro? Torniamo indietro, dove vuoi andare? Dove vuoi andare? No, Ramsi, quella no. Così ti pungi. Gatto scimmiotto. Gatto scimmiese. I siamesi sono come delle scimmiette. Poi vengo sempre a controllare se ci sono le fragole, che mia mamma ne ha tantissime. Ce n'è una. Non è ancora pronta. Vediamo. Avevo piantato io questa fragola, era una piantina minuscola e adesso è gigantesca. No, altre non ce n'è per adesso. Per adesso solo questa piccolina. Ho trovato delle foto da piccola di mia mamma, ragazzi. Guardatela qua. La prima comunione. Che strano vederla così piccola, che belle ste foto. Questa era lei. Questa, i miei zii e mia nonna. Che anno era? 1966, ragazzi, agosto 1966. Se sa che vi faccio vedere queste foto probabilmente mi uccide, quindi è meglio che non se ne accorga. Questa è mia nonna, questo era mio nonno. Che giovani, mamma mia, le orecchie a sventola di mio nonno non c'è più purtroppo. Questa è mia mamma con mio zio. Con il grembiulino dell'asilo, tipo. E qui sa che mia mamma è questa che si fa i fatti suoi, fantastica. Qui questa è lei, ci sono tutti i miei zii. Questa non so chi sia, questa la riconosco, questa è una mia tipo seconda zia. Lei non sono sicura, questa è mia mamma, questo è mio zio più piccolo, questo è mio zio più grande e questo è l'altro zio più grande. Che forte! No vabbè, non le avevo mai viste queste foto. E questa, ragazzi, era la mia bisnonna, che non avrei mai saputo riconoscere nonostante io l'abbia conosciuta, me la ricordo. Però da giovane era così, la mia bisnonna, che io chiamavo nonna bis. Abbiamo ordinato la pizza, ragazzi. Io ho preso, lo so che voi napoletani mi prenderete in giro, io comunque ho preso una margherita con i gamberetti e con l'uovo, che a me piace tantissimo la pizza. Con l'uovo non ci posso fare niente, ragazzi. E mia mamma invece ha preso, cos'è, una rossa con la ricotta e peperonata. E peperonata. Un appetit. Sembrano anche molto buone, belle, alte e morbide, come piacciono a me. Gnam gnam. Buone. Buon appetito. Ciao gattoni! Sono tornata finalmente. Ciao gatto Stellino, stavi dormendo, sei tutta rimbambita. Ciao. Ciao Garurember. Ah, oggi è venuta anche gatta Stellina a salutarmi. Scusate se non mi sentite bene, ma ho la mascherina. Ciao. Gatta Stellina, stavi facendo la lana. Ciao. Ciao, sì, tu gelosissimo che non sei altro. Ciao Stellina. Ciao Stellina. Ciao, sì, ciao Garo Denver, ciao, ciao pagliaccetto. Mi sono impigiamata per bene, ragazzi. Super comoda. E qui c'è qualcuno che chiede la scatoletta di Pappa Morbida, come ogni sera. Stasera, ragazzi, abbiamo Almond Nature. Metti un fuoco? Ok. Almond Nature, trota e tonno, ragazzi. Ti piace? Ti piace? Ecco qua, mezza scatoletta per gatto Denver e mezza scatoletta per... Sì, arriva, arriva! Per gatta Stellina, ecco. Gatta Stellina, io ti metto qua, poi vedi tu.
Eccola, eccola che arriva. Lei è troppo pigra per venire mentre preparo. Arriva quando è già tutto pronto. Che silenzio, ragazzi, che strano questo silenzio. In questi giorni, ragazzi, mi sono arrivati diversi pacchetti e voglio fare un unboxing un attimino qui con voi. Il primo pacchetto arriva da Too Faced. E vediamo, sì, da Too Faced, vediamo che cosa c'è. Sono sempre emozionata quando mi arrivano i pacchetti di Too Faced. All'interno del pacchetto ci sono, allora c'è un pennello Mr. Cover Up Perfect Concealer Brush. Ok, quindi è un pennello per correttore. I pennelli Too Faced sono sempre bellissimi. Li ho sia rosa che di questo azzurro Tiffany. Bellissimi, meravigliosi davvero. E poi questo cos'è? Peach Perfect. Peach Perfect Instant Coverage Concealer Matte. Fantastico. È un correttore a ad alta coprenza o a coprenza istantanea. Carino, molto carino anche il packaging. Sono curiosa di vedere se profuma di pesca, vediamo. Sì, ragazzi, profumo di pesca, pazzesco. Spero che il colore sia giusto per me, perché è decisamente, decisamente troppo scuro, mi sa. Eh sì, ragazzi, è decisamente, lascia una macchia sulla mia pelle, è decisamente troppo scuro, che peccato. Questa è la tonalità Bisque ed è molto aranciato, lo vedo, quindi secondo me va molto bene per coprire le occhiaie, quelle bluastre, però è decisamente una tonalità, anzi anche due tonalità troppo scuro per me. Poi da Diego Dalla Palma mi è arrivato questo Oh Mariu ed è un olio viso e corpo che idrata, illumina, rigenera per un profondo senso di benessere. Ok, è un olio idratante naturale molto interessante. E poi, ragazzi, di prodotto ce n'è tantissimo perché sono 100 ml e la boccetta è in vetro, quindi è anche un bellissimo, bellissimo packaging di qualità. Quindi grazie a Diego Dalla Palma. Vediamo che cos'altro mi è arrivato, ragazzi. Mi è arrivato un pacchetto da uno dei brand preferiti del momento. È stata più che altro una delle ultime scoperte che ho fatto. È uno dei brand con cui ho... aspettate se riesco ad aprirlo. Aiuto, sto facendo un casino, mi sta cadendo tutto. E il rossetto opaco che indosso oggi è appunto di questo brand. Allora, mi è arrivato, vediamo, rossetto liquido a lunga tenuta. Anche questo è un rossetto liquido a lunga tenuta. Qui c'è un... questi li adoro, questi sono i rossetti opachi in stick. Sono opachi ma super idratanti, li adoro. E questo è sempre un rossetto liquido a lunga tenuta. E qui ci sono tre lip butter. Ragazzi, guardate quanto è bello questo rossetto opaco nude in stick. L'ho swatchato, non so se rende bene con la luce artificiale, ma ragazzi, è un nude stupendo, opaco. Vabbè, io poi ho la fissa per questi colori, ho un milione di rossetti tutti nude, ma non c'è una tonalità uguale all'altra, ragazzi, sono tutti, io li differenzio, ok? Io la differenza la vedo, ok? Bellissimo, veramente. E questo ha il packaging, quello della collezione speciale, della collezione limitata. Questi sono i rossetti liquidi opachi, ragazzi, è la collezione nude, appunto quella di edizione limitata, e sono bellissimi. Il mio preferito è decisamente questo Nana Naked, che io ho in versione stick e lo sto usando tantissimo ultimamente, ve lo faccio vedere. Prendo direttamente dalla specchiera. Scusate se si sta un po' rovinando, me lo sto usando veramente tanto e sono troppo contenta adesso di avere anche la versione liquida dello stesso rossetto, ragazzi. Questi sono dei nude veramente, veramente
fantastici, e non è un contenuto sponsorizzato questo di oggi, ragazzi, ci tengo a sottolineare, semplicemente mi chiedete spesso quelli rossetti indosso e quindi mi va, insomma, è giusto che vi faccia vedere quali sono. Mi è arrivato anche un pacchetto da Pixi, è meraviglioso, veramente meraviglioso, è un beauty case, una borsetta beauty case. È anche parecchio grande, ragazzi, ci sta parecchia roba. Sono troppo curiosa. Wow, oh wow. I pacchettini Pixi sono veramente uno più bello dell'altro. Ah, ed è personalizzato. Io adoro le cosine personalizzate. Dear Nicole, che figata. Oh, ok, una linea per una linea skincare che contiene retinolo, ragazzi. Questa deve essere veramente fantastica. Io sto usando al momento una crema che mi ha consigliato la dermatologa a base di retinoidi, che sono i migliori antirughe, quindi potete immaginare come sono contenta di provare questi. E c'è, allora vediamo, facciamo un po' di spazio che sennò non vedete niente. Allora c'è la Retinol Eye Cream, quindi la crema occhi, la crema viso, la lozione viso, poi ci sono c'è l'olio da giorno e l'olio da notte, il tonico e il detergente, tutto a base di retinolo. Fantastico, ragazzi, ho aspettative molto alte per questa linea, vi farò sapere. E il fatto che sia personalizzato, veramente voglio ringraziare Pixi per questo regalo meraviglioso che ho apprezzato tantissimo. Poi mi è arrivato questo pacchetto da Mesao da Milano. E vediamo, ci sono gli Extreme Gloss, sono 9 tonalità di gloss, uno trasparente e gli altri sono invece metallizzati, glitterati. I colori sono molto 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 belli, devo vedere come sono perché onestamente di solito i gloss glitterati su di me non me li vedo tanto bene, anche se voi mi dite che non mi stanno male, però non mi ci vedo tantissimo, forse sarà che non sono tanto abituata, però devo dire che le tonalità sono tutte molto nude, rosate, quindi mi piacciono molto, in particolare queste due. E i colori sono questi, le tonalità sono queste. E poi mi è arrivata questa meraviglia da Cloud9. Come sapete, io ho già la loro piastra, ma è un modello vecchio, adesso è uscito il nuovo e questo è appunto il brand. E qui c'è anche la custodia da viaggio per la piastra, poi c'è quest'altra custodia sempre da viaggio, presumo, e poi mi è arrivata la Quick Dry Potion che riduce il tempo di asciugatura dei capelli e li protegge dal calore. E questa è la piastra, si può regolare la temperatura come l'altro modello che ho, e qui c'è il tasto di accensione e spegnimento. Devo dire che sono delle ottime piastre, perché io la mia ce l'ho dal 2010, addirittura 2009, proprio all'inizio del canale me l'avevano spedita, e quella che ho funziona ancora alla perfezione, quindi sono tipo indistruttibili, quindi sono molto contenta di aver ricevuto il modello nuovo. Ok ragazzi, adesso mi strucco, faccio tutta la skincare, la night routine, e poi mi metterò al montaggio di questo video che sto filmando adesso, così lo preparo e poi domani è già pronto, lo faccio caricare stanotte perché ultimamente la linea è lentissima, quindi devo sempre caricarlo la sera prima, altrimenti non ce la fa la linea per le 17:30. E dire che ho la fibra, ragazzi, comunque appunto mi metto al montaggio di questo video, poi lo carico e lo programmo per le 17:30. Quindi mia family, vi mando un bacio grandissimo, ciao, sto scherzando, prima l'abbraccio, venite qua, forte 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 vi abbraccio e ci vediamo domani, mi raccomando, puntuali 17:30. Ciao!